Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Nell'ambito della mostra Pittura in persona, allestita presso il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, sabato 26 e domenica 27 febbraio sono in calendario diversi eventi. Ne parliamo con Elena Rolla della compagnia Egri Bianco Danza. Ben trovata. Ben trovata, grazie mille, buongiorno. Dunque, io comincerei parlando di sabato 26. Ecco, qual è il programma per la giornata di sabato? Allora, sabato 26 con la compagnia Egri Bianco Danza saremo in mostra con due eventi diversi: una performance di danza contemporanea a cura di Rafael Bianco con tre danzatori della compagnia Egri Bianco Danza. Successivamente ci sarà un laboratorio per il pubblico, per gli spettatori, di espressione corporea collegato alle opere. Vogliamo approfondire in merito a questa performance? La performance si intitola Divisioni, creata dal coreografo Rafael Bianco, proprio in occasione delle celebrazioni del Sommo Poeta, per cui di Dante, per cui Divisioni sta per visioni dantesche. Cosa vedranno gli spettatori? Vedranno tre danzatori che si confrontano con le opere esposte in San Francesco, dove la riflessione è quella che tutti gli artisti, tramite le opere d'arte, viaggiano attraverso un loro inferno, purgatorio e paradiso, no? Le espressioni artistiche raccontano emozioni. Tutto questo sulle note del Requiem di Ligeti permetterà al pubblico di percepire le opere esposte sotto un'altra luce. Questi tre danzatori faranno poi una chiusura, una riunione, come proprio, diciamo, il percorso dantesco. E queste sono tipologie di performance installative che permettono di fruire di opere visive usando altri sensi, proprio entrando in modo, diciamo, più empatico, propriocettivo ed emozionale, creando spunti rispetto ai corpi, ai rimandi iconografici, alle suggestioni del gesto, dei colori, e funziona per associazione, diciamo, di idee e proprio per esperienza, per cui possiamo parlare di quanto la performance dal vivo influenzi la percezione dell'evento e anche cambi la visione dell'opera tradizionale in quanto museale, no? Di un'opera statica, la renda viva. Ma perché uno spettacolo e un laboratorio proprio in una location così particolare, il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo? Allora, prima di tutto, il complesso monumentale di San Francesco è una location molto suggestiva e di ispirazione per tutti gli artisti. Noi come compagnia Egri Bianco Danza da molti anni facciamo sia spettacoli teatrali che creati per spazi, diciamo, non usuali e non consueti. Perché questo? Perché in realtà la concezione del pubblico di uno spettacolo, come quello che vi raccontavo poc'anzi, visto in una sede teatrale è completamente diverso visto in un museo, semplicemente perché non abbiamo, per esempio, la divisione della famosa quarta parete, come lei ben sa, quando lo spettatore è in teatro guarda lo spettacolo ed è seduto, per cui è un posto dedicato. Qui lo spettatore è naturalmente più attivo perché è in un contesto non di sala teatrale e automaticamente ha delle scelte, delle suggestioni uniche che sono dettate dalla sua posizione nello spazio stesso, per cui parliamo più di performance, diciamo, e di eventi, di esperienza rispetto a uno spettacolo tradizionale. Tantissimi buoni motivi per andare presso il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo sabato prossimo. Ma prima di salutare Elena Rolla della compagnia Egri Bianco Danza, che è stata con noi oggi, voglio ancora ricordare i prossimi appuntamenti che si terranno sempre in questa meravigliosa location che è il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo. Beh, innanzitutto domenica 27 verranno proposti una nuova visita guidata dedicata al ruolo dei giovani nel panorama artistico contemporaneo e un laboratorio creativo per bambini. Ma non finisce qui, ci sarà un altro appuntamento
a cura di Francesca Di Paolo, sabato 5 marzo alle ore 15.45, nel corso del quale si parlerà di arte contemporanea, e poi ancora domenica 6 marzo alle ore 15.45, quando si terrà una visita guidata con Enrico Perotto, storico dell'arte. Ecco, mentre per i bambini, per i più piccoli, sarà la volta del laboratorio curato da Laura Boffa, Mani nell'arte. Detto ciò, saluto Elena Rolla della compagnia Agribianco Danza, grazie per essere stata con noi, a presto. Grazie, a presto. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio, in onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16.30 e la domenica alle 19.30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.